Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Oggi parliamo di pensione di cittadinanza e le novità previste per febbraio. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Con l'arrivo del 2021 ci sono importanti novità che sono da considerare per quanto riguarda la pensione di cittadinanza. In primis dà la possibilità di effettuare prelievi senza tetti di nessun tipo usando il contante agli acquisti liberi di beni come gioielli e pellicce. Con l'arrivo del nuovo anno ci sono importanti novità da considerare per quanto riguarda quindi la pensione di cittadinanza. La versione dedicata agli over 67 del reddito di cittadinanza. Vediamo dunque quali sono le novità più importanti del 2001. In primis, i titolari della pensione di cittadinanza e anche titolari di altre prestazioni pensionistiche riceveranno tale contributo dall'INPS insieme al pagamento di queste ultime. Ci sono tre possibilità perché ciò avvenga, ovvero a credito sul conto corrente, oppure sul libretto di risparmio, oppure mediante pagamento in contante presso gli sportelli abilitati. Tutto dipende dalle preferenze dei pensionati. In merito all'utilizzo della card per reddito di pensione e di cittadinanza bisogna considerare il superamento dei limiti sui prelievi in contanti. Viene cancellato il divieto di prelevare un importo mensile superiore a 100 euro. Come ha ben sintetizzato il messaggero, coloro che riceveranno l'assegno senza passare per le card potranno acquistare prodotti come gioielli, articoli di pellicceria e beni esclusi dalle categorie di acquisti non ammessi dal pagamento con carta. I beneficiari di pensione reddito di cittadinanza riceveranno la ricarica direttamente sulla propria card intorno al 27 di ogni mese. Questi riceveranno dunque la pensione in anticipo rispetto agli altri, visto che l'INPS paga le prestazioni all'inizio del mese. Ricordiamo inoltre che le modifiche inerenti alle modalità di erogazione scatteranno da febbraio o probabilmente, secondo le ultime notizie, da marzo. Per poter continuare a ricevere queste due misure, i beneficiari dovranno rinnovare la DSU, ovvero la dichiarazione sostitutiva unica, aggiornando l'ISE. Per farlo c'è tempo fino al prossimo 31 gennaio. A riguardo, l'INPS ha precisato che le prestazioni del corrente mese sono riferite ai redditi di dicembre 2020 e saranno pertanto messe in pagamento per tutti i beneficiari, ma a partire dal mese di febbraio il calcolo dei redditi e delle pensioni di cittadinanza sarà riferito alle nuove DSU e sarà quindi necessario disporre di un ISE aggiornato. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!